L'ospedale Mazzini di Teramo si appresta a mettere in campo un nuovo approccio alla gestione del sovraffollamento nei pronto soccorso. A partire dal 15 aprile verrà introdotta in via sperimentale l'osservazione breve o bispecialistica, una misura che promette di rivoluzionare il trattamento dei pazienti in attesa. L'OBI prevede che i pazienti che necessitano di osservazione non siano più trattenuti nei corridoi di pronto soccorso, ma trasferiti nei reparti specialistici quali medicina, chirurgia, ortopedia, chirurgia toracica e pediatrica. Quest'ultimo in particolare ha già adottato con successo tale sistema. Stiamo organizzando più di un intervento, diciamo, oltre all'hobby che avevamo nei pronto soccorso, stiamo inserendo un hobby specialistico in cui il paziente viene, non sosta per approfondimento, non sosta nel pronto soccorso, ma va nei reparti di ortopedia, chirurgia, pediatria. Pediatria ci andava già prima, i bambini non rimanevano per approfondimenti nel pronto soccorso. A questo si aggiunge un altro intervento molto importante che è la cosiddetta medicina di urgenza, che ci permetterà di tenere nel pronto soccorso, attiveremo 5 posti letto a Teramo, al Mazzini, 5 posti letto in cui il paziente può rimanere fino a circa 72 ore per approfondimenti. Il paziente che magari ha un episodio acuto che deve essere valutato meglio può rimanere in attesa di definire se va ricoverato e dove va ricoverato oppure se può addirittura tornare a casa. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal progetto pilota per la gestione dei codici bianchi e alcuni verdi, che vedrà un coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale. È a partire da giugno, stiamo ragionando con loro se poter avere una collaborazione loro per i casi meno gravi, i codici bianchi o alcuni codici verdi da trattare nelle UCCP. È da definire, stiamo in una fase un po' di condivisione con i medici di medicina generale. Queste nuove misure non solo alleggeriranno la pressione sul pronto soccorso, ma miglioreranno anche i livelli di assistenza offerti ai cittadini. Ridurre le attese dei pazienti che vanno lì e privilegiare un po' le attività per quelli urgenti che si rivolgono al pronto soccorso e hanno necessità di intervenire, considerato che il personale è quello che abbiamo. Quindi per gestire meglio le situazioni meno gravi dobbiamo appoggiarci a servizi di aiuto.